Ora facciamo insieme l'origami dell'orso. L'orso ci parla di diversità e di unicità e ci ricorda quanto sia prezioso possedere queste qualità che sono insite in ognuno di noi. Ricordiamoci che per fare l'orso dobbiamo avere due quadrati della stessa dimensione. Iniziamo prendendone solo uno e cominciando a piegarlo. Allora, la prima piega che faccio è una diagonale, quindi prendo due angoli del mio quadrato, sovrappongo e faccio una piegatura nel centro. A questo punto prendo l'angolo in alto e piego un piccolo angolino verso il basso, in questo modo. Adesso posso effettuare una piegatura centrale, prendendo l'angolo che ho da questa parte e sovrapponendolo a quello che ho da quest'altra parte, in questo modo qui. Schiaccio bene lungo la piegatura centrale, stando attenti che l'angolino di sopra non si muova, e la segno bene. Ora prendo la parte in alto e la piego verso il basso, facendola coincidere esattamente qui in fondo. Quindi piego in questo modo. Adesso devo prendere la stessa parte che ho preso prima ed effettuare una piegatura un po' storta, diciamo, verso l'alto, in questo modo qui. Qui devo andare esattamente dove c'è l'angolino laterale da questa parte. Invece da questa parte devo rimanere un po' più in basso, così. Ora riapro solo a metà e faccio in modo che questa piegatura, che è rimasta verso l'interno rispetto a questa, esca anche lei verso l'esterno. In questo modo potrò richiudere e creare la testa del mio orso, schiacciando bene le due pieghe che ho rivolto verso l'esterno. Qui che ho la testa del mio orso. Adesso prendo l'altro pezzo di carta, lasciando per il momento da parte il primo. Devo effettuare qui due piegature, una sulla diagonale, che è già segnata perché l'ho utilizzata, l'ho effettuata per fare il mio quadrato, ed una di nuovo a metà. Una volta piegata, prendiamo anche la seconda parte e la uniamo alla prima, stando attenti a tenere la parte apribile verso il basso perché saranno le due zampe posteriori del nostro orso. Infiliamo questa parte in questo modo, unendola con la prima, e diamo due punti di colla in modo tale che non si sposti più, mettendone un po' qui e schiacciando bene, e poi girando il nostro orso, mettendone un po' qui e schiacciando bene. Ora non ci resta che effettuare una piegatura per la coda, che faremo in questo modo. Schiacciamo bene e poi rigiriamo verso l'interno. E infine la piegatura per le zampe, che faremo in questo modo. Effettueremo, prendendo entrambi gli angoli, una piegatura così per le zampe dietro e una piegatura così
per le zampe davanti, non importa se non sono perfettamente sovrapposte. Adesso lasceremo la zampa sotto in questo modo come l'abbiamo già fatta e la zampa sopra invece la rigiriamo verso l'interno. Rischiacciamo bene e facciamo la stessa cosa per la zampa anteriore di sopra. Ed ecco qui il nostro orso è pronto. Adesso come sempre si può decorare l'orso come volete, io lo faccio sempre col pennarello segnando l'occhio, facendogli l'orecchio e un naso e il nostro orso è finito. Adesso costruiamo insieme la tartaruga, che è l'origami un po' più impegnativo tra tutti quelli che abbiamo visto. E la tartaruga è l'animale totem che protegge la natura e quindi ha come virtù l'ambientalismo. La ritroviamo infatti nel nostro viaggio all'albero dei desideri un po' tutta sporca di petrolio, di plastica, di cartacce, e questo ci ricorda che dobbiamo proteggere il pianeta sul quale viviamo, che insomma non stiamo trattando proprio come dovremmo. La tartaruga ci ricorda di farlo. Anche per la tartaruga partiamo dal foglio quadrato bianco ricavato dalla 4 e quindi abbiamo già la diagonale segnata. Facciamo però anche l'altra, risegniamo questa in modo tale che siamo sicuri di avere una linea netta segnata, poi riapriamo e unendo gli altri due angolini opposti segniamo anche l'altra diagonale schiacciando bene. Ora riapriamo e dobbiamo segnare anche le due linee di metà centrali, verticale e orizzontale, in questo modo piegando a metà il quadrato. Schiacciamo bene, riapriamo e facciamo anche l'altra linea centrale, cercando di far corrispondere bene i due lati del quadrato e poi schiacciando in questo modo. Adesso riapriamo e giriamo in modo tale che le linee che abbiamo creato siano in rilievo verso l'alto e facciamo un passaggio un po' complicato, ovvero prendiamo le linee centrali, non le diagonali ma le linee centrali, e le pieghiamo in modo tale che si formi un quadrato. Quindi prendo le linee centrali e le piego in modo tale che si formi un quadrato. A questo punto, tenendo bene il dito sulla punta superiore, schiaccio verso il basso e creo il mio quadrato. Una volta ottenuto il quadrato, devo fare altre piegature in questo modo. Prendo le alette superiori, solo quelle superiori laterali, quelle sotto le lascio giù sul piano e faccio queste piegature. Prendo il bordo laterale dell'aletta e la faccio coincidere con la linea centrale che è già segnata. In questo modo creo questa piegatura e schiaccio, e la stessa cosa faccio dall'altra parte. Ecco qua. Ora prendo il triangolone in alto e lo piego verso il basso lungo questa linea. Schiaccio bene e adesso riapro tutto il triangolone e i triangolini laterali ai lati. Ora prendo la punta sotto solo del primo foglio, il resto lo lascio giù e porto verso l'alto. In questo modo, portando verso l'alto la punta,
e tirandola il più possibile, si forma un rettangolo. Un rettangolo che vado a sistemare bene, ci vorrà un po' di pazienza, un po' di tempo, e schiaccio in modo da ottenere un rombo, che schiaccio bene con le dita e con le mani. La stessa operazione devo fare dall'altra parte, quindi giro e rivediamo la stessa operazione che ho fatto prima. Prendo le alette superiori, faccio coincidere il bordo con la linea centrale, schiaccio bene. Stessa cosa faccio dall'altra parte. Ecco qui. E stessa cosa faccio col triangolone sopra, come ho fatto prima. La linea dovrebbe essere già segnata, ma la risegno comunque, in modo da essere più precisa. Riapro anche i lati e, come ho fatto prima, prendo la punta sotto e la tiro bene verso l'alto, in modo da riottenere il mio rombo, che schiaccio bene sul mio piano. Ok, a questo punto, ottenuto questo rombo, avrò una parte tutta intera, diciamo, di triangolo e una parte con le alette che si muovono. Porto le alette che si muovono verso l'alto e faccio adesso questa operazione. Prendo il triangolo sotto e faccio una piega verso l'alto. Questa piega verso l'alto deve arrivare proprio fino al triangolino, alla punta del triangolino che ho qui sotto, in questo modo, vi faccio vedere, così vedete che arriva proprio dove c'è la punta del triangolino, ma senza che il triangolino sotto si veda. Vedete che non si vede, non spunta il triangolino sotto, arriva proprio fino alla sua punta. Ora riprendo la punta del mio triangolo, la ripiego verso il basso, più o meno a questa altezza, non devo essere super preciso, però più o meno deve arrivare a questa altezza, e adesso riprendo di nuovo la punta e la ripiego verso l'alto per un pezzettino proprio piccolo piccolo, vedete? Ok, adesso ribalto tutto. E in questo modo ho ottenuto la testa della tartaruga e il guscio. Le alette che ho qui in alto, che si muovono, che avevamo già creato prima, saranno le zampe della mia tartaruga. Come fare per crearle? Allora, devo effettuare innanzitutto due pieghe, in questo modo. Quindi, questa riga la terrò parallela a questa. E schiaccio. Stessa cosa faccio da questa parte. Ok, ora riapro perché devo effettuare un'altra operazione, ovvero quella di aprire lateralmente e piegare la zampa verso l'interno in modo tale che si stabilizzi. La stessa cosa faccio di qui. Apro lateralmente qui e la piego verso l'interno. In questo modo stabilizzo anche l'altra zampa e ho creato le due zampe anteriori. Adesso ci mancano le due zampe posteriori. Quindi giro la tartaruga sotto sopra, sulla pancia, e prendo questo triangolone che mi è rimasto, che mi servirà per fare le zampe posteriori, lo porto semplicemente verso l'alto, senza effettuare piegature. Adesso invece effettuo una piegatura verso il basso, più o meno a questa altezza, quindi un po' sopra la piega che già avevo creato prima. In questo modo vi faccio vedere. Ok, vedete che qui è rimasto un pochino di spazio dalla punta che c'è qui e che c'è qui in su fino alla piegatura. Ok, una volta effettuata questa piega,
dovrò prendere le mie forbici, tagliare, effettuare un taglio, adesso vi faccio vedere all'incirca fino a qui, vedete fino a dove ho tagliato, ok, e effettuare la piegatura anche per le due zampe posteriori, quindi una e due, e ho anche le mie zampette posteriori. Adesso la rigiro e come vedrete la nostra tartaruga è pronta, completa di guscio, testa e zampe. Anche per la tartaruga siamo partiti dal foglio bianco, per cui come per il lupo possiamo, se ci va, colorare la tartaruga. Stavolta uso un pennarello invece che un pastello. E poi disegnarne i particolari. Io le lascio gli occhietti. E basta, ma potete fare tutti i particolari che volete. Ecco qui i nostri animali totem protettori al completo. Questo è solo un modo per poterli realizzare. Ricordate che potete decorarli come più vi piace, anche per esempio utilizzando acquerelli o collage di materiale vario. Se vi mettete all'opera, buon inizio! E se vi siete divertiti, vi aspettiamo al prossimo video.